Siamo con Vincenzo Lamanna, allenatore del Casoria. Mister, dopo una sconfitta col Forza e Coraggio, la sua squadra ha avuto una reazione importante, eloquente direi. Sì, ma noi pure contro il Forza e Coraggio abbiamo fatto una buona gara. Purtroppo ci è mancata un po' quell'intensità di pressare l'avversario e ci siamo fatti fregare là. Comunque però pure avevamo fatto una buona gara. Poi ci siamo un po' ricompattati, ci siamo guardati un po' in faccia nello spogliatoio e ci siamo previsti di guardare avanti e andare avanti a testa bassa. La prestazione di oggi parla da sola, ma in cosa pensa che si possa ancora migliorare? A ogni partita bisogna sempre migliorarsi. Oggi la squadra faceva pure caldo, abbiamo corso tantissimo. Bisogna migliorarsi in tutto, anche pure quello che stiamo facendo pure nel reparto difensivo, stiamo migliorando rispetto alle altre, le prime gare che prendevamo sempre gol. Adesso finalmente sì, ci siamo organizzati e ci siamo ritrovati bene in campo. Siamo con Carlo Gelli, calciatore del Casoria. Una prestazione di gruppo, oltre ai tre gol di Nucci, che mettono a nudo il potenziale offensivo del Casoria. Sì, indubbiamente siamo aiutati molto da Paolino, che in questo periodo ha una vena realizzativa notevole. Ma voglio fare un plauso anche ai miei compagni, che domenica dopo domenica ci stiamo amalgamando per raggiungere il nostro obiettivo, che non ci nascondiamo, è quello di arrivare più in alto impossibile. Siamo con Giovanni Palmentieri, presidente del Casoria. Presidente, penso che questa partita abbia dimostrato come il Casoria abbia un potenziale di altissimo livello, potenziale offensivo. Sì, ormai finalmente il Casoria è ritornato la squadra che tutti conosciamo. È una squadra che esprime tanto carattere, tanta qualità sia tecnica che tattica. E sì, siamo più che soddisfatti perché la squadra ha un potenziale di grandi livelli. Il Casoria vince e convince davanti a una cornice di pubblico bellissima. Cosa da dire ai tifosi? I tifosi in ogni intervista dico sempre la stessa cosa: non smetterò mai di ringraziarli, perché sono loro il nostro stimolo principale per farci andare avanti. E vedere in queste categorie spalti di 6, 7, 800 persone in ogni partita, penso che forse poche città se lo possono permettere. Siamo con il vicepresidente del Casoria, Raffaele Nocera. Dopo la battuta d'arresto contro il Forza e Coraggio, il Casoria ha trovato la quadra, potremmo dire. In un certo qual senso, sia in fase difensiva che in fase offensiva, si sono sistemate le cose. Sì, veramente siamo felici, perché dopo quella sconfitta, posso dire anche un poco immeritata, abbiamo lottato alla grande con due squadre che erano sopra di noi, sia il Ponte che il Santa Maria La Fossa. Abbiamo dimostrato che gruppo abbiamo, perché io, il mio socio Gianni, tutto il CDA, pensiamo che in queste categorie si vinca prima di gruppo, e quindi abbiamo dimostrato, oltre di avere grandi giocatori, ma di avere grandi uomini, quello è l'obiettivo che ci siamo prefissati inizialmente. Dunque, in un certo qual modo è soddisfatto sia della prestazione di oggi sia della prestazione complessiva della squadra in questa stagione? Sì, diciamo che siamo come sempre ricordo, perché sia i tifosi sia alcuni giocatori spesso si fanno prendere tanto dall'entusiasmo. Non bisogna dimenticare che siamo una matricola, siamo nel bel mezzo della zona playoff. Non ho visto la classifica aggiornata, ma penso siamo addirittura tra le prime tre posizioni, quindi siamo strafelici, siamo felicissimi, un grande gruppo, continuiamo così. Siamo con mister Coccellato, allenatore del Santa Maria La Fossa. Questa sconfitta, nonostante sia pervenuta per un 4-0, non inibisce ciò che di buono è stato fatto finora. Cioè, il risultato parla chiaro, quindi un 4-0, voglio dire, potrei dire qualsiasi cosa, ma non giustificherebbe la prestazione dei miei ragazzi. Sapevamo che era una squadra, questa qua del Casoria, attrezzatissima, quindi non ci aspettavamo questo risultato, però comunque lo accetto perché è meritato da parte nostra, è meritato da parte loro. Loro hanno giocato meglio di noi. Potrei dire tante cose per scusarmi, per trovare scuse, giocatori infortunati, fuori ruolo, serve a poco. Purtroppo quando si perde si accetta la sconfitta. I complimenti al Casoria, alla società, ai tifosi, una piazza spettacolare, bellissima. Lunedì ci metteremo sotto e vediamo da farsi. Cosa ha detto sui calciatori negli spogliatoi dopo la partita? Io in genere dopo le partite non parlo mai, perché a fine partita un po' le tensioni, un po' il nervoso, insomma c'è poco da dire. Io mi piace parlare abbastanza in settimana, prima e dopo le partite c'è poco da dire, soprattutto oggi.